Fortis, che vive un grande artista, e noi di Nazionale 24 abbiamo avuto il piacere di ascoltarlo al Festival Fab Italia. Vediamolo insieme. Anche Alberto sarà ospite tra tanti di Fab Italia 2012 qui a Spatafora. Alberto, tu grande cantautore della musica italiana, ci proporrai cosa qui a Fab Italia? Beh, questa sera faccio un set pianoforte voce con naturalmente qualche canzone di quella che fa parte dell'inizio della mia carriera e qualche cosa anche di nuovo. Qualche canzone che fa parte dell'inizio della carriera, tipo Milano e Vincenzo. Milano, sono tutta tua, Vincenzo non mi rinchiude più. Oh Milano, si può almeno tu. Lui ti chiama tutto l'anno e mi faceva dire sì. Oh Milano, tu non trattarmi mai così. Vincenzo, io ti ammazzerò, sei troppo stupido per vivere. Oh Vincenzo, io ti ammazzerò, perché? Perché non sai decidere. Ti devo tanto come uomo, lavoro insieme ai figli tuoi. Oh Milano, fai di me quello che vuoi. Perché tu stai sempre spesso all'estero, sei stato parecchi anni fuori, poi adesso ti vediamo un pochino più in Italia e siamo molto contenti, perché talenti come Alberto Fortis che ci abbandonano un pochino, ci dispiace. No, oramai sono molti, diversi anni insomma che sono tornato qua in Italia. Certamente certe amicizie, certi contatti con l'estero ci sono sempre, soprattutto per quanto riguarda dei musicisti che poi hanno fatto parte di miei album, e comunque adesso siamo qua, sono in tournée. Se andate sul mio sito, che è albertofortispeople.com, vedete tutte le date, per cui se qualcuno vorrà venirci a trovare in tournée saprà dove. E poi sarà imminente anche il progetto del prossimo album nuovo inedito, quindi siamo italianissimi e con tanto lavoro di mezzo. No, e noi lo aspettiamo veramente con tanta ansia, quindi ti facciamo un in bocca al lupo e facciamo un saluto per tutti gli amici di Fab Italia Live. Assolutamente, innanzitutto grande onore per me essere qui come ospite, e quindi un grande in bocca al lupo, e quanto non si può dire della balena, perché insomma questo festival so che sta crescendo molto bene e soprattutto bisogna fare una grande attenzione ai talenti giovani che sono tanti, sono di più di quello che si possa immaginare. Grazie Alberto Fortis. Amici di Spadafora, voglio dedicare questa canzone a quelle straordinarie esistenze che nel corso della nostra storia continuano a testimoniare, grazie al loro coraggio, la necessità di credere al nostro sogno. Dedico questa canzone a Gesù, a Mahatma Gandhi, a Martin Luther King Jr., ai fratelli Kennedy, ai giudici Falcone e Borsellino, a Pierpaolo Pasolini e a John Lennon tra gli altri. Persone che hanno sacrificato la loro vita per colpa di quel potere malato che continua a rifiutare di capire il vero senso della vita. E noi non scordiamoci mai che le nostre esistenze non nascono come merce da buttare sul mercato, ma sono piuttosto un fiore che cresce sul ciglio della strada, senza chiedere niente a nessuno, ma sempre pronto a farsi cogliere da chi davvero lo sa riconoscere. E a nome mio e di tutti gli artisti meravigliosi qua questa sera, questo è il mio desiderio, che anche per un solo istante siamo riusciti davvero a coglierci, a riconoscerci. Amici, grazie di essere qui per noi questa sera.